Amici di Voci dal Cilento, ben trovati all'appuntamento con l'informazione. In primo piano la rubrica Info Salerno, dedicata alle notizie dalla provincia di Salerno trattate negli ultimi giorni da Voci dal Cilento. A Campania sono stati affidati i lavori di messa in sicurezza dei costoni rocciosi del centro storico grazie ad un finanziamento di circa 1 milione di euro. Questo intervento si aggiunge ai lavori di sistemazione dei costoni rocciosi già eseguiti per 2,5 milioni di euro. In questo modo continua l'impegno sulla messa in sicurezza del centro storico, dove si stanno realizzando anche i lavori sul fiume Atri e stanno per iniziare quelli sul fiume Tenza, per un totale di circa 1,5 milioni di euro. A Secignano degli Alburni sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria delle strade Gammariello e Arestusa alla frazione Scorzo e delle strade Casino Rosso e Giungarico alla frazione Zuppino. Gli interventi sono realizzati grazie ad un finanziamento ottenuto dal Comune da parte del Ministero dell'Interno. A breve inoltre inizieranno i lavori di manutenzione sulla SP36A che collega Zuppino allo svincolo autostradale. Al Via Casellabate il progetto Sicurezza Urbana che prevede l'attivazione dei servizi notturni da parte della Polizia Municipale nei periodi di maggiore affluenza. Grazie alle apparecchiature sofisticate come lo Street Control di cui sono munite le pattuglie, sarà possibile effettuare gli adeguati accertamenti sulle autovetture in transito e i loro proprietari anche a diversi metri di distanza. Per arginare il sempre più diffuso fenomeno degli incidenti stradali causati dall'eccessiva velocità lungo le strade che attraversano il territorio, il Comune di Pellezzano ha disposto l'installazione di 3 dissuasori elettronici di velocità, che vanno ad aggiungersi a quello già presente in via Venner. I nuovi strumenti elettronici di dissuasione dell'alta velocità sono stati installati in via Tenente Farina, via Sabato De Vita e via Monsignor Rosario Migliaccio. Il Comune di Salerno ha aderito al progetto FIRM, una rete da pesca per la filiera dei rifiuti marini, finalizzato allo sviluppo di un'innovativa filiera dei rifiuti marini nella regione Campania. Il progetto prevede la coprogettazione di una serie di soluzioni innovative in grado di generare valore economico, sociale ed ambientale per l'intero territorio e le comunità locali in una prospettiva di sviluppo sostenibile. Oltre 40 cooperative di pescatori saranno attivamente coinvolte nella raccolta dei rifiuti marini. I rifiuti saranno depositati e differenziati in appositi contenitori per la raccolta in aree predisposte dal Comune per essere successivamente destinati ad un processo virtuoso di recupero e riciclo, trasformando lo scarto in un nuovo prodotto. È online il bando per l'affidamento dell'ex Mediateca, oggi Palazzo delle Arti e della Cultura, prestigioso palazzo storico al centro del borgo antico di Cava dei Tirreni, che potrà ritornare nel giro di pochi mesi di nuovo punto di riferimento per le arti e la cultura. Il bando e tutta la documentazione necessaria è consultabile e scaricabile dal sito del comune www.cittadicava.it. Il termine per partecipare alla gara in maniera telematica è il 14 settembre alle 12. Il Comune di Monte Corvino Rovella ha ricevuto un finanziamento di 121.000 euro nell'ambito dell'avviso per l'abilitazione al cloud. Attraverso questo progetto sarà possibile effettuare il piano di migrazione al cloud delle basi dati e delle applicazioni e servizi dell'amministrazione, permettendo al Comune di erogare al meglio i propri servizi ai cittadini mediante procedure sempre più rapide. 6 nuovi agenti per la Polizia Locale di Giffoni Valle Piana. Il sindaco Giuliano, insieme al comandante Muro, ha accolto a Palazzo di Città 6 nuovi membri del Corpo di Polizia Locale al lavoro dopo l'esito, nelle scorse settimane, del concorso indetto nei mesi scorsi dall'amministrazione. Il loro operato servirà ad innalzare il livello di sicurezza e a rafforzare le attività di controllo sull'intero territorio. Il Comune di Positano ha partecipato agli avvisi pubblici nell'ambito del PNRR nel contesto dell'iniziativa Next Generation EU per i servizi digitali al cittadino e per entrambi è risultato vincitore assegnatario di finanziamento. Per l'avviso pubblico Pago PA il Comune ha ricevuto oltre 58.000 euro, mentre per l'avviso pubblico Speed CE ha ottenuto 14.000 euro. La Giunta Comunale di Agropoli ha approvato un atto di indirizzo finalizzato alla realizzazione di spazi riservati alla sosta gratuita dei veicoli delle donne in stato di gravidanza o di genitori con bambini in età non superiore ai 2 anni. Il Comune parteciperà al bando del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile per la concessione dei relativi contributi per istituire i parcheggi rosa.
A Buon Abitacolo è stato inaugurato il sentiero Torrente Peglio delle Ginestre che da San Gaetano porta al Mulino ad Acqua e alla Botena Re Iannazzedda. Un percorso suggestivo tra memoria storica e patrimonio naturalistico attentamente recuperato dagli operai della comunità montana Vallodidiano. Il percorso è adatto sia ad esperti che ad amatori, essendo complessivamente lungo 7 km. Ora un'interessante intervista a Vitina Maioriello, presidente dell'associazione Mi Girano le Ruote Onlus di Campagna, sui siti accessibili in provincia di Salerno. Allora, io rappresento Mi Girano le Ruote, che da anni si batte affinché le strutture balneari diventino accessibili. E insomma, da diversi anni abbiamo contattato i gestori di Ridi, anche le amministrazioni locali, affinché insomma, adeguassero le strutture per permettere a tutti di beneficiarne. Devo dire che pochi sono i lidi privati che hanno adottato misure, ecco, di accessibilità. Un risultato ottimo, devo dire, lo abbiamo ottenuto dal comune di Capaccio, e qui ringrazio l'amministrazione guidato dal sindaco Alfieri e l'assessore Maria Rosaria Picariello, perché con loro collaboriamo già da un paio d'anni affinché si possa realizzare una spiaggia attrezzata, e così è stato fatto, tanto è vero che quest'anno a Pestum tante persone hanno potuto beneficiare di questa spiaggia, che è stata veramente realizzata per permettere a tutti di andare a mare. Una spiaggia che presenta delle betonelle, delle mattonelle, affinché chi è in carrozzina si possa muovere con grande facilità fino a raggiungere il proprio ombrellone. Poi sono state realizzate delle aree di spogliatoi, docce, sono stati acquistati dei lettini più alti rispetto a quelli che presentano una misura standard, e la cosa che ci rende felici è che molte di queste, diciamo, di queste migliorie che sono state apportate rispetto allo scorso anno le abbiamo segnalate noi di Mi Girano le Ruote, perché molto spesso non ci si rende conto quali possono essere, ecco, le necessità di chi vive in carrozzina. Noi le abbiamo fatte notare, devo dire che l'assessore Picariello con l'amministrazione ovviamente comunale ha fatto sì che questi nostri suggerimenti potessero diventare realtà. Quindi li ringrazio sicuramente a nome mio personale, ma a nome di tante persone che quest'anno ci hanno contattato per raggiungere la spiaggia attrezzata e poi sono andate lì a godersi l'estate, a godersi il mare. Poi ci sono anche dei volontari, c'è la protezione civile, quindi lì dove occorre anche un servizio di assistenza è previsto. Ci sono delle sedie, diciamo, che per permettere la discesa a mare. Quindi devo dire che veramente è una spiaggia molto molto bella. Poi la cosa anche importante è che è una spiaggia libera. Possibile farlo. All'ultimo siamo stati a Trentinara, un comune bellissimo, una bomboniera, in occasione della festa del pane. E anche lì, nonostante ci siano tante discese ripide, un centro storico particolare, suggestivo, c'è la possibilità di muoversi liberamente, perché hanno sicuramente ristrutturato la pavimentazione, quindi ci si può muovere molto, molto facilmente. A questo proposito, devo dire che noi di Mi Girano le Ruote abbiamo fatto anche una segnalazione al sindaco, perché abbiamo riscontrato una problematica, quella dei parcheggi accessibili. Cioè a Trentinara, se vai lì, non trovi parcheggi riservati alle persone con disabilità, soprattutto in questi giorni di festa, perché ovviamente il corso principale è chiuso, quindi non si può accedere con le macchine. E dov'è il parcheggio? Purtroppo ci sono delle discese che magari poi non possono essere attraversate da chi ha la carrozzina. Io ho contattato personalmente il sindaco, ho fatto presente questa cosa, lui mi ha detto che c'è proprio una problematica di logistica, no? di posti che non riescono a riservare in aree molto accessibili, però ci siamo dati comunque appuntamento al prossimo anno per trovare insieme una soluzione.
perché è davvero un peccato. Ecco, forse è l'unico punto negativo di tutto questo, insomma, di questo paese. Vabbè, conosciamo la sensibilità del sindaco, quindi siamo certi che farà propria questa causa, che poi è la causa di una società civile. A tal proposito, Vitina, io voglio anche ricordare un altro aspetto. Spesso chi, insomma, ha delle difficoltà motorie, chi ha una disabilità, ignora che ci sono degli aiuti, ci sono degli ausili di cui potersi avvalere. Quindi, insomma, tu come presidente dell'associazione vuoi dare anche qualche dritta rispetto appunto a questo? Sì, noi di Migero le Ruote ormai anche da diversi anni forniamo anche supporto a chi vuole avere delle informazioni, magari su non solo su pratiche, voglio dire, burocratiche, ma anche su come fare per accedere, ecco, per avere degli ausili che possono sicuramente migliorare la mobilità. Io personalmente mi muovo in carrozzina e lo faccio grazie anche ad una ruota elettrica che ho installato vicino alla mia carrozzina, che mi permette di muovermi con una certa facilità. Quindi mi rivolgo a tutte le persone che si muovono su una carrozzina manuale, perché ovviamente quando ci si muove con una carrozzina elettrica già la mobilità è migliore, mentre chi si muove con una carrozzina manuale diventa molto più difficoltoso. Grazie a questi ausili veramente si può migliorare la mobilità, la libertà di movimento. Quindi invito, ecco, se ci sono persone in ascolto che ci stanno vedendo, a contattarci senza nessun problema, perché daremo tutte le informazioni, diciamo, necessarie affinché, ecco, tutti possano vivere in modo normale. Ed è tutto per questa puntata di Voci dal Cilento. Vi ricordo che potete tenervi aggiornati sui fatti che riguardano l'intera provincia di Salerno consultando il sito vocidalcilento.it. Vi invito ad iscrivervi al nostro canale YouTube e a seguirci su Facebook, Twitter e Instagram. Vi ricordo anche la nostra mail info@vocidalcilento.it. Grazie per l'attenzione, a presto!